Che siamo arrivati al porto di destinazione. Allora, innanzitutto io ci tengo a ringraziare il Teatro Manzoni che mi ha dato la possibilità di venire per la prima volta a recitare in questo teatro storico che ha più di 150 anni, non questa sede ma il Teatro Manzoni, dove ho visto recitare tantissimi grandi attori quando ero ragazzo. Voi che avete speso una domenica pomeriggio a venire a sentire un po' di corbellerie da questo pazzo scatenato. Ora siamo capitati a Milano, ma in realtà noi lo facciamo per le province, perché le grandi compagnie non vanno più nelle province. Una volta ci andavano, adesso non ci vanno più. E io invece batto la provincia. Poi a un certo punto questo teatro l'ha chiesto. Io ho una sorta di amore verso questo teatro perché ci venivo con mio papà, io mio papà l'ho perso quando ero piccolino e stasera l'ho sentito con me. E quindi porto il teatro laddove il teatro non vuole più andare, perché il teatro è vita, il teatro è addirittura curativo in alcuni casi e soprattutto ci fa stare insieme e per un'ora e mezza, due, non stiamo collegati con quegli aggeggi infernali che sono i terreni. Però oggi è un po' troppo. Quindi devo ringraziare anche i miei produttori, la Skyline, Gianluca Giudici, produttori di Roma, Alessandro Mancuso, che è il mio tecnico comico, ma in realtà io maestro di musica, ma che altro. Il mio regista, che è un ragazzo giovane, che ho voluto accanto a me proprio perché è giovane e capace, perché ho sempre pensato che la commistione tra persone grandi e giovani è fatale, è vincente, è una bomba esplosiva, perché c'è l'esperienza, la capacità della vita vissuta e la freschezza, l'esuberanza e la forza di chi è giovane. Messe insieme queste cose sono un'arma vincente. All'estero l'hanno capito, qua no. Che ha fatto le musiche e tutti quanti voi naturalmente per essere stati con me. Grazie. Non stai dimenticando qualcosa? Che ne so dimenticare? Il radiatore! Il radiatore! Naturalmente, Massimo, cioè, allora, questo film, dovete sapere, è del 2000. Quando abbiamo fatto questo film, noi non vediamo il film, noi vediamo solo dove parlano. E quindi nessuno può sapere bello, brutto, che ne sai. Non sai niente. Poi a un certo punto questo film è esploso e mi ha dato una popolarità che nessuno sceneggiato televisivo mi ha dato. Nessuno. Come questo film. Io non so che cosa c'ha questo film, cosa è successo, però questa è la verità. E allora io, insomma, ci terrei, se a voi non dispiace, di farvi e regalarvi una citazione al buon Massimo Decimo Meridio. La faccio? Sì! Se non verrà, mamma. Basta. Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle regioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. Al mio segnale scatenate l'inferno!
bella per un artista è quando le persone che vengono a vedere un suo spettacolo, non succede sempre, si alzano in piedi. È tanto... avete vinto un Oscar ogni volta, e questo è il regalo più bello di un artista. Grazie. Vabbè, se non siamo, perché se no me non sono, mi ha proprio il partitamento. Ma poi mi manda a casa, eh? Allora, ho detto, no? Che sto film, io non l'avevo mai visto, e qui non sapevo niente di sto film. Però a Roma ha cominciato a sentirmi, no? Dai carioncini, ai furgoni, a prendere i ballavanti, no? Hai sparito! Sei invito! A gladiatore! A dieci pomeriggio! No, che è successo? Strano. E mi ricordai una frase che mi disse Ferruccio Amendola tanti anni prima, davanti a un bar. Lui aveva fatto da poco un film pazzesco, Gli Intoccabili. Ve lo ricordate? Grande. E andavano delle signore. Io ero giovane, 25, 26 anni, mi ricordo. E gli chiesero di fargli la frase di sei solo ghiacchio e distintivo. E lui gliela fece, loro tutte contente, no? Lo baciarono, lo salutarono, mi disse ammazzate che figata, cioè solo con la voce hai fatto sta roba. Lui mi guardò, sorrise, lui faceva il Corriere dello Sport sotto il braccio, mi fa così, sta cosa succederà pure a te. Io guardavo e ho detto, ma che cazzo sei? E invece, insomma, cosa succede? Vado a vedere il canale tu. Mi convincono dei marinai di Sperronga, una cittadina a sud di Roma, di mare, io gli dicevo, perché da là mi convincono, dice Luca, c'è una marina, c'è detto che vieni con me. No, non mi portate al cinema, ci sto tutti i giorni, no, se no non ci andiamo. Tutti i ragazzi giovani, dico, no, buttarci il film. Ne sono innamorato. E chi l'aveva vista certe scene? Le scene delle battaglie, delle arene, nulla. Non sapevo nulla, per cui torno a casa e sbrocco completamente. E ho fatto una cosa fantastica. Torno a casa, vado allo stereo, metto il CD del gladiatore, uno switch, per cui quando entravi a casa, succedeva questo. Plank, la 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 la, io entravo così. 6 mesi, 8 mesi, un anno. Un giorno era l'estate, torno a casa, entro in casa, presto devo fare la doccia, devo partire, vado, sto per entrare nel box e non c'è, c'è un impianto che si sentiva in tutta casa. E la musica? Come è? Cioè, ma che andare la luce? Ma lui che andava con salute. Lo stereo? E non funziona. Vado a vedere lo switch alla porta. E non funziona. Mi giro sul tavolo, vedo, c'è dispensato il biglietto. Allora, è rotto il casco. Insieme. Vi assicuro che faccio schifo. Ciao a tutti, grazie.